ingredienti sono il risotto italiano, le cipolle, una scatola di funghi secchi e l'olio. Misuriamo 1 litro d'acqua e versiamo in una pentola. Dobbiamo aggiungere i funghi secchi e lasciarli per un'ora nell'acqua fredda. Adesso possiamo tagliare le cipolle. Questo è il riso, sono 400 grammi e sono sufficienti per 4-5 persone. Adesso procederemo a filtrare i funghi recuperando l'acqua. Schiacciamo, pressiamo i funghi in questo modo, così da provocare l'uscita dell'acqua, i funghi e l'acqua. Procediamo adesso a sminuzzare i funghi. Possiamo mettere a scaldare il nostro brodo di funghi. Versiamo in una padella abbastanza alta l'olio e accendiamo il fuoco al massimo. L'olio è caldo, quindi mettiamo le cipolle e dopo 1 minuto aggiungiamo i funghi. Aggiungere il riso e farlo dorare per un paio di minuti. Aggiungere il brodo caldo. Questo è il nostro risotto, abbiamo terminato il brodo, quindi abbiamo tagliato a parte il parmigiano e poi dovremo aggiungere il burro. Aggiungiamo anche un po' di sale, girare in continuazione il nostro risotto di modo che non si attacchi al fondo della pentola. Parmigiano. E il burro. E questo è il nostro risotto ai funghi, cui potremmo aggiungere ulteriore parmigiano.